Martina e sono quella della libreria divisa per colori. Questa per intenderci. Bentornati sul mio canale, come state? Tutto bene? Spero stiate bene, io mi centro un pochino, se riesco mi centro anche io. Non è proprio centrata, ma va bene. Allora, oggi super video recensione del terzo libro di una trilogia che voi troverete già online, le prime due recensioni dei primi due libri, ma che il terzo appunto ve lo porto qui su YouTube. Molto spesso sui miei canali social dico sempre e mi lamento sempre del fatto che quando leggo gli sport romance non sono effettivamente sport romance a tutto tondo. Quindi quando mi chiedete una serie effettivamente sport romance o comunque dei libri che non siano sempre gli stessi in cui c'è effettivamente lo sport, io vi consiglio una serie, cioè con questo video voglio consigliarvi una serie per me super originale e di cui finalmente si parla di sport. Questi sono sport romance, questi sono libri in cui lo sport è descritto a 360 gradi, in cui è il protagonista a tutto tondo, e secondo me è una serie strabiliante. Non è commerciale, passatemi il termine, ma allo stesso tempo secondo me è super originale ed è stra sottovalutata, e infatti è il motivo per cui spero di riuscire a farla arrivare a più persone possibili, perché merita davvero tanto. E la serie di cui vi sto parlando è Dai tuffi al cuore. Sono tre libri di tre sfumature di blu. La mia libreria divisa in ordine cromatico ringrazia, comunque devo dire, a Vanessa, e sono esattamente loro tre. Il primo è Dai tuffi al cuore, poi c'è Dai tuffi al cuore 2, Dai tuffi al cuore 3. È la storia di Fiamma, questa ragazza, la sua storia comincia con una testata alle Olimpiadi, o meglio alle sue prime Olimpiadi. Lei cade dal trampolino, dai tuffi al cuore si è capito che si parla dello sport dei tuffi. Insomma, sta per fare la sua performance alle sue primissime Olimpiadi e cade, prende una testata, quindi da lì poi cominciano tutte le sue avventure, tutto i suoi alti e bassi, comincia questa avventura di questo sport, di questa unione con tutte le altre persone, comincia un po' tutta la sua vita, no? Lei è allenata da Sandro, poi non posso svelarvi che fine farà Sandro, ma diciamo che c'è anche un po' di dramma. Più che romance è verso più la narrativa, se devo essere sincera, ma c'è anche tutta la parte romantica. Fiamma si innamorerà del suo migliore amico, quindi alla fine è un friends lover, è uno sport romance friends lover che io personalmente ho amato alla follia. Perché ho amato così tanto? Allora, in primis, come dicevo all'inizio, perché lo sport è stato trattato in maniera stupenda, si vede che è stato preso, è stato messo dentro all'interno della storia, ed è lo sport dei tuffi è il... devo bere, raga, perdonatemi, ma ho la gola secchissima. Lo sport qui è quasi il terzo protagonista ed è una cosa che io apprezzo tantissimo, soprattutto perché sono sempre rimasta affascinata da questo sport, soprattutto quando ci sono le Olimpiadi, i vari campionati e tutto. È uno sport che, sai, quando giri la TV e trovi i tuffi, mi è sempre piaciuto, e mi è piaciuto moltissimo come l'autrice sia riuscita a metterli all'interno della storia in maniera così perfetta. No, scusa. Ok, così perfetta e in modo quasi omogeneo, senza far mancare nulla alla storia. Dal primo al terzo si vede un cambiamento abissale sia di Fiamma, sia dei genitori, sia di tutte le persone che fanno parte della vita di Fiamma. Ora, perdonatemi la mia mente ma ci sono davvero tanti protagonisti secondari che fanno parte della vita di Fiamma e che la influenzeranno in maniera positiva o negativa all'interno del libro. Sono uno squadrone, c'è tutta la parte maschile
della, diciamo, come si dice, della squadra italiana che va al che va cioè che della nazionale italiana di tuffi, no? Quindi c'è tutta quella parte là, quindi sono in 6-7, e poi ci sono quelli, tutti quelli delle altre nazioni, perché il bello di questo di questa storia di questo percorso di vita che fa Fiamma è che c'è l'influenza di tutte le nazioni, cioè comunque il suo ragazzo, poi Jean, spero si dica così, è francese, però in realtà ci sono personaggi che vengono anche da altre nazioni, cioè quello inglese, quello cinese, cioè è bello come libro dopo libro si crea proprio un legame all'interno dello sport, o comunque all'interno della competizione, che vede protagonista Fiamma di diversi problemi e in qualche modo ne esce sempre comunque a testa alta. Fiamma comunque è la protagonista indiscussa, perché tutti e tre i romanzi sono scritti unicamente dal POV suo, non ci sono altri POV, e guardo nel secondo ma mi sembra di no, sono tutti scritti unicamente dal POV di Fiamma, e non ho sentito sinceramente la mancanza di altri POV, perché secondo me l'autrice è riuscita a dare completezza la storia senza risultare pesante e senza far mancare nulla. Tutta la parte, diciamo, più tecnica, quindi la scorrevolezza, la dinamicità, la semplicità con cui è scritta, è una cosa disarmante, mi è piaciuta da impazzire, perché comunque ha inserito molti temi, molte cose difficili che mi sono piaciute tutte. Tra l'altro ci tengo a precisare che io non ho dato la valutazione completa, o meglio, non ho dato le 5 stelle ai primi due romanzi, di cui trovate le mie recensioni nel blog, perché sono di qualche anno fa, cioè lei ha pubblicato questo primo suo volume nel 2021 forse, 2020, so che comunque è passato quasi un annetto da quando avevo letto il primo, e non ho dato le 5 stelle piene perché volevo tenermele per quest'ultimo romanzo, e con molto orgoglio chiudo la storia di Fiamma dando il punteggio pieno. Perché do il punteggio pieno al quinto libro? Perché mi sono emozionata tantissimo. Ritornare comunque tra gli spalti, allora tenete conto che questo romanzo si svolge ai mondiali dei tuffi, e poi c'è la parte degli europei. C'è tutto, io in questo libro ho trovato esattamente il cambiamento di Fiamma, ho trovato la consapevolezza che lei è cresciuta, mi è piaciuto come ha gestito tutti gli ostacoli che gli ostacoli che ha trovato all'interno durante la sua corsa verso le medaglie che vincerà. Mi è piaciuto tutto il contesto, quindi tutta la parte e le decisioni che ha preso come una donna matura e non come la ragazzina che era nel primo libro. Dico ragazzina che era nel primo libro perché comunque nel primo libro Fiamma è molto immatura, si lascia forse influenzare da molte cose esterne, cosa che già nel secondo libro cambia. La cosa bella di queste copertine, perché mi perdo a parlare perché devo dirvi un sacco di cose, sono le figure, madonna non riesco, le figure dei tuffi, cioè in questo la figura è messa così, in questo c'è questo tuffo qui e guardate qui, cioè è proprio bellissimo, è quasi come se fosse continuativo, no? Il salto, il mezzo e alla fine, e nell'ultimo proprio alla fine quando sta per tuffarsi in acqua, quindi secondo me è spettacolare questa cosa, il fatto che anche le copertine indicano proprio l'inizio, nel mezzo e la fine, che poi effettivamente non è la fine perché nella nostra mente Fiamma continuerà ad essere la campionessa che risulta essere in questo terzo libro, quindi io sono rimasta piacevolmente colpita.
perché oltre al punto alla crescita di fiamma, ho notato appunto la crescita dell'autrice come stile, come racconto, come dinamicità, come tutto, quindi davvero bellissimo. Non è molto più narrativa, infatti ho fatto davvero fatica a trovare delle frasi coinvolgenti e giuste per i TikTok, perché di solito devono essere frasi molto spigliate, quindi è molto più difficile, soprattutto se sono più tendenti al narrativo, che non ci sono quelle frasi botta risposta che di solito il social vuole. Però è per questo che io cerco di consigliarvelo il più possibile, perché secondo me è una trilogia pazzesca. È davvero, aspettate quanto mi... Ok, no, posso parlare ancora un po'. Cioè, non so spiegarvelo, però è una trilogia pazzesca, emozionante, perché io vi giuro, in certi punti, nel terzo libro, ma in realtà anche nel secondo è stata tosta, soprattutto in un punto che non posso dirvi. Forse il primo è quello con cui mi sono emozionata meno, ma perché era il primo, perché dovevo conoscere lo stile, forse dovevo conoscere Fiamma in sé, no? Invece con questo terzo, proprio vi giuro che durante i tuffi, avevo i brividi, cioè mentre leggevo mi immaginavo di essere tra gli spalti e si dice spalti, spero sì, e vedere Fiamma effettivamente che gareggia. So che è una cosa stupida, però mi immaginavo lì, no? E quindi i brividi, il volere che vinca, no? Dopo tutta la strada che ha fatto per arrivare fin qui, dicevo, è il minimo. E quindi sono molto molto felice intanto di potervene parlare, e ci tenevo appunto a ringraziare l'autrice per questa opportunità, perché comunque è sempre, cioè io arrivo qui, vi parlo dei romanzi, vi dico quello che mi piace, quello che non mi piace, tutto quanto, ma alla fine è da ringraziare solo l'autrice che mi dà l'opportunità di farlo. Quindi questo è quanto. Questi tre romanzi sono disponibili su Amazon e Kindle Unlimited. Io davvero, raga, cioè io non voglio fare quella, oh mio Dio, cioè grazie. No, raga, dovete leggerli, cioè questa storia, questi tre libri dovete leggerli, dovete capirli, dovete amarli, soprattutto se cercate qualcosa di effettivamente originale, che non siano gli soliti sport romance con l'hockey, con il rugby, con il football. No, qui parliamo di tuffi, una protagonista italiana, uno sport che vediamo in televisione, anche gli altri vediamo in televisione, però questo qua non lo so, l'ho sentito originale perché non ce ne sono effettivamente, cioè io non so se voi ne conoscete altri di sport sui tuffi, ma poi soprattutto perché sono romanzi che parlano di amore, di amicizia, di famiglia, di squadra, di tutto, cioè c'è la condivisione, c'è tutto quello che può insegnare anche a degli adolescenti, cioè secondo me questi romanzi sono perfetti anche per quella fascia d'età. Non c'è spicy, non ce n'è, ma sinceramente se ce ne fosse stato avrebbe cozzato tantissimo con la storia, perché la storia è di una dolcezza e di una profondità impagabile, quindi secondo me è perfetta così com'è. E niente, questo era quello che ci tenevo a dirvi di tutto questa meravigliosa trilogia. Sono orgogliosa di averla nella mia libreria. Oddio, casca tutto. E spero di potervela consigliare ancora tanto, perché insomma, se cercate degli sport romance diversi, originali, che non vi facciano la solita storia trita e ritrita, che ci sia la storia d'amore, ma che ci sia anche quel tocco di originalità, secondo me siete nel posto giusto. Io ringrazio tantissimo Vanessa per questa opportunità. Non è tutta una collaborazione, i primi due li ho presi, li avevo letti in digitale, in collaborazione, quindi insomma ci tenevo a precisare che poi sembra... Però ci tenevo davvero a ringraziare Vanessa perché me li ha fatti avere a casa con le dediche, quindi grazie. E niente, questo è tutto quello che dovevo dirvi. Vi ricordo appunto che questi tre romanzi sono disponibili su Amazon e Kindle Unlimited. Se vi fa piacere leggerli, mi raccomando, fatemelo sapere. Se li leggete e poi vi piacciono e tutto quanto, insomma, fatemi sapere, che sono sempre... Mi piace sempre sapere se avete comprato dei romanzi che vi ho consigliato. Noi ci vediamo sempre qui prestissimo su YouTube con un nuovo video. Vi ricordo di seguirmi su Instagram perché di base sono, o meglio, ci provo ad essere più attiva.
E niente, alla prossima. Un bacio. Ciao!